Proposta di incarico in coerenza col piano dell'offerta formativa. Formula una proposta di incarico vuol dire che di fatto è lui che propone a Tizio, Caio o a Sempronio di essere scritturati all'interno della propria scuola e quindi c'è una libertà unica del dirigente scolastico di stabilirlo. Poi attenzione che incoerenza col piano dell'offerta formativa vuol dire incoerenza rispetto a chi valuta la coerenza di questo rispetto. Lui stesso, andiamo oltre, in base a che criteri? Con il conferimento di incarichi con modalità che valorizzano il curriculum. Ecco, la valorizzazione dei curriculum che cos'è? È un termine reale, concreto? Qualcuno sta a dirmi se io posso valorizzare di più o di meno? È un concetto che si misura al chilo? No, io credo che debba essere scritto meglio perché altrimenti sarà ovviamente soggetto alla scelta Concluda, individuale del deputato. dirigente. Grazie. Grazie. Deputato Paglia, prego. Solo per annunciare il voto di astensione di... favorevole? Favorevole di Sinistra Ecologia e Libertà. La ringrazio, benissimo. Allora, no, sì, deputato Zaccagnini. Presidente, qui appunto la questione di fondo mi sembra proprio essere il principio di responsabilità, già visto appunto introdotto nell'Italicum, ma lo vediamo anche nei vincoli di bilancio che tanto critichiamo che ci impone l'Europa. Ed è legato al mondo del lavoro, questo principio di responsabilità viene enunciato, ma io direi che è meglio dire al modello predominante del mercato libero. La scuola, infatti, con questo provvedimento deve uniformarsi al principio di responsabilità aziendalista, che però differisce da un preponderante principio di uguaglianza, più di imparzialità e più largo, di giustizia sociale, perché si attiene più al principio di responsabilità aziendale, appunto legato al bilancio, alla contabilità aziendale, non esclusivamente ma fin troppo. Quindi questa politica si assume la responsabilità di uniformare la scuola a questi principi che ispirano il libero mercato, che non sono principi di Concluda. responsabilità sociale, ambientale, etica, ma esclusivamente contabile e aziendalista. Grazie, la ringrazio deputato. Deputato Toninelli, prego. Sì, grazie Presidente. Centrosinistra che significa? Centrosinistra dovrebbe significare Stato sociale e difesa dei ceti deboli. Cosa state facendo? Una legge elettorale Italicum che mette il Paese in mano una persona, una riforma del Senato che mette il Senato in mano i consiglieri regionali, quindi un ceto forte e anche corrotto, una riforma della RAI che mette in mano la RAI al governo, cioè al capo del governo. E ora che state facendo? State mettendo in mano la scuola a dei presidi, state andando a toccare tutti quei settori da cui provengono, o meglio, diciamo, proveniva il vostro elettorato. Vi fate forte del fatto che, ahimè, le macerie culturali di